Se noi dovessimo dire Parkinson oggi, che tipo di malattia è? Si tratta di una malattia degenerativa che coinvolge la motilità e quindi si manifesta all'inizio con una difficoltà dei movimenti, quindi con una difficoltà magari a camminare, con una difficoltà a muoversi. E poiché è una malattia che si manifesta in età relativamente giovanile, è una malattia importante, una malattia che cronica, lentamente evolutiva, che per la quale però attualmente ci sono dei farmaci che riescono a controllare la malattia e che riescono a garantire al paziente una qualità di vita ottima. Parlare di qualità di vita è importantissimo quando si parla di malattie di questo tipo. C'è anche di mezzo il tema della famiglia, come sempre. Ma l'orizzonte della ricerca, dove secondo lei sta portando? Una parte della ricerca si sta prodigando su quelle che possono essere le cause che determinano la malattia, ma l'altro fronte, quello più importante, è soprattutto sulla cura dei sintomi. Quindi si parla in questi anni, e anche noi qui a Verona abbiamo la possibilità di avere per esempio il trattamento DBS, quindi la stimolazione profonda attraverso un intervento di tipo neurochirurgico. Borgo Trento è sicuramente uno dei centri attualmente nazionali anche di riferimento da questo punto di vista, e per cui tutti quelli che possono essere gli ambulatori sulla patologia parkinsoniana, sul morbo di Parkinson, dei dintorni, fa affidamento, fa capo a questa, diciamo, possibilità da parte dei propri pazienti, che vengono selezionati attraverso delle visite particolari in cui c'è un'equipe multidisciplinare alla quale anche noi diciamo partecipiamo, insomma, proprio come centro, proprio perché sempre di più tutti i vari centri che si occupano di Parkinson devono e sono in contatto, per cui le terapie ormai sono tutte standardizzate. Quindi questo è un messaggio importante per la popolazione, perché in questo modo può avere un trattamento, diciamo, sostanzialmente uguale in tutti i centri. Detto questo, quali servizio che anche la nostra USL, la USL 22, l'ospedale Orlandi, può proporre? Abbiamo un ambulatorio per i disturbi del movimento, per il morbo di Parkinson, in cui settimanalmente i pazienti vengono visti, viene praticamente sistemata la terapia, perché sono pazienti che hanno bisogno nell'arco dell'anno di visite proprio per curare i dosaggi dei farmaci, e soprattutto si vuole attivare, e io spero che si farà in breve, perché si sta appunto cercando di mettere insieme un'equipe da questo punto di vista, quella che può essere la riabilitazione. La riabilitazione è una parte importante per questi pazienti, è un momento importante, ma anche per la malattia.